Buongiorno, qui alle Dune Fitness si lavora già da un po'. Noi oggi facciamo gli esercizi insieme a Marco Riti e a Tyron. Buongiorno Marco, oggi hai scelto un modello d'effetto. Beh, diciamo di sì, diciamo di sì. Che cosa faremo fare a Tyron? Allora, a Tyron oggi gli facciamo lavorare i bicipiti con il classico curl bilanciere, amato da tutti i ragazzi e i bodybuilder. Eseguendo la semplice esecuzione base, vai Tyron, quindi con un peso, sta lavorando ovviamente con un peso medio basso per far vedere appunto l'esecuzione, insomma, nella maniera più, diciamo, dettagliata possibile. Ha un controllo buonissimo, isola perfettamente il bicipite. Peso medio-basso cosa significa? Per Tyron stiamo parlando sui 30 kg, facendo un riscaldamento di circa 3 serie con 15 ripetizioni per poi ovviamente aumentare i carichi in base all'obiettivo desiderato. Quali parti del corpo sviluppa questo esercizio? Solo ed esclusivamente il bicipite. Quindi questa parte? Questa parte. Abbiamo cambiato macchina, cosa sta facendo adesso Tyron? Lo stesso movimento con una macchina diversa, con un cavo dove appunto sta sempre riscaldando i suoi bicipiti per successivamente aumentare ulteriormente i carichi. E cosa cambia tra i due tipi di esercizi? Non cambia moltissimo Mila, è un esercizio più, diciamo, tranquillo da fare se non si ha a disposizione al momento un bilanciere, quindi l'alternativa per riscaldarsi Tyron la usa con un cavo e una bacchetta. Questo è un esercizio forse più adatto alle donne, invece quello precedente si addice più agli diciamo uomini. Diciamo di sì Mila, sì, è più corretto questa tua riflessione. Grazie Marco, guardiamo Tyron mentre si allena. Voi non immaginerete il lavoro che fa Tyron, il giocoliere in un circo. Complimenti Tyron. Grazie. Veramente un bel lavoro. E quanto è importante avere i muscoli allenati per... Io l'ho trovato molto importante per la resistenza della nostra esibizione. Infatti in questi anni, allenandomi, ho trovato molto meno faticoso fare il giocoliere. E quali sono gli oggetti che lanci? Io ho una nuova tecnica che si chiama bouncing e faccio rimbalzare delle palline per terra e mi tornano in mano, al contrario del giocoliere tradizionale. E noi ringraziamo Tyron per essersi prestato al nostro allenamento. Grazie a voi. Grazie a Marco Riti. Ci vediamo domani qui in palestra alle Dune Fitness per l'ultima puntata della settimana. E adesso, come sempre, consigli per una sana alimentazione. Pronti partenza via dal forno Stella presso il complesso residenziale Le Dune insieme alla dottoressa Marina Manieri. Buongiorno. Buongiorno. Il nostro argomento oggi è quello dei cereali che sono contenuti in tutti questi prodotti che veniamo qui, quindi pane, derivati. E, dottoressa, i cereali come li possiamo definire in termini tecnici, scientifici? Allora, i cereali intanto fanno parte di una famiglia essenzialmente di prodotti di alcune piante che sono le graminacee e come per esempio sì il grano di cui abbiamo una larga rappresentanza qui davanti, ma anche il farro, l'orzo, il miglio
il grano saraceno, quindi questi sono tutti cereali, quindi alimenti che contengono amido. L'amido è un carboidrato che comunque è stato condensato e complessato dalla pianta al fine di tramandare energia al seme, perché germogli poi alla fine un'altra pianta. Il nostro fisico quanti cereali può permettersi di ingerire? Allora, questo dipende molto dal fisico e dall'attività che questo fisico fa. Faccio un esempio banale: qualora parlassimo di un soggetto minuto, quindi con una bassa massa magra, un peso piccolo, magari molto sedentario, le quantità sarebbero molto diverse rispetto a quelle che dovrebbe ingerire un soggetto molto più massiccio, magari alto, muscoloso e sportivo, quindi è molto individuale la cosa, ecco. In quale momento della giornata è più opportuno mangiare alimenti con cereali? Allora, in realtà i cereali andrebbero mangiati in quasi tutti i momenti della giornata. Certo è che durante la mattina e nel pasto del pranzo, questi sono i momenti in cui i cereali devono essere più abbondanti rispetto magari alla sera, alla cena, no? Dove il cereale, che può essere il pane, ma anche pasta, patate o altri, diciamo, mezzi, deve comunque essere presente, però in una quantità inferiore. E non andiamo sul discorso delle intolleranze, perché già lo abbiamo affrontato la scorsa settimana e chissà, magari in futuro potremo parlare ancora. Grazie alla dottoressa Marina Manieri, grazie a tutti voi che ci avete seguiti, vi aspettiamo domani per l'ultima puntata della settimana di Buongiorno Fitness. Ringraziamo il nostro operatore Alberto Capo e vi auguriamo buona giornata.